Buonasera amici lettori di rossomotori.it, qui Raffaello Caruso che vi dà il benvenuto in quella che è la prima diretta di questo 2024 che sarà sicuramente ricco di novità, sia nel lato in ambito motorsport, ma anche per quanto riguarda le novità che vi porteremo tutti noi di Rossomotori. Questa sera parliamo ovviamente di Formula 1, sarà una puntata molto molto particolare perché parleremo della Formula 1 del passato, quella bella, quella grintosa e ricca di scontri, ma soprattutto di piloti con la P maiuscola, senza ovviamente nulla togliere ai piloti che gareggiano nella Formula 1 del presente, ma parleremo anche di questa motivazione, di questo appellativo particolare. E, come vi dicevo, prima puntata, ovviamente, che non fa parte di quello che è il format di Paddock GP, perché non ci sono gran premi di cui parlare, almeno per il momento, perché la stagione di Formula 1 è quantomeno alle porte, visto che questa settimana sarà svelata la prima monoposto, vale a dire la AS. E io vi invito a seguire rossomotori.it per rimanere aggiornati su tutte queste notizie. Ma, come vi dicevo, puntata particolare perché una decina di giorni fa è arrivato in redazione questo fantastico libro scritto da Umberto Zappelloni, Senna e Prost, La sfida infinita, edito da 66 End-to-End, un libro fantastico che va a parlare appunto di questa rivalità tra Ayrton Senna ed Alain Prost, una storia ricostruita da Umberto Zappelloni dagli albori della carriera. Comunque inizia con un Alain Prost già in Formula 1 e un Ayrton Senna che cerca di farsi strada e poi ci riesce anche molto abilmente nella massima espressione dell'automobilismo a ruote scoperte. Quindi ci sono questi due tori dell'automobilismo che alla fine si incontrano nello stesso team quando hanno tra le mani anche una monoposto in grado, imbattibile, tant'è che Umberto poi è un libro strattuale perché parla anche fa anche il paragone con l'attuale Red Bull del 2023, un'auto imbattibile con la McLaren, la MP4-4 dell'epoca, e Ron Dennis si trovava a gestire un'auto stracompetitiva con questi due piloti che gara dopo gara, per quello che era il campionato dell'epoca di 16 gare, non se ne tenevano una tra di loro. Quindi io darei il benvenuto a Umberto Zappelloni, tra l'altro primo ospite dell'anno. Ciao Umberto, benvenuto. Ciao, ciao Raffaello, buonasera, buonasera a tutti. E ben trovato per l'ennesima volta, ormai ho perso il conto qui sugli schermi di rossomotori.it. Innanzitutto, come stai? Tutto bene, grazie. L'inverno procede bene, ormai vediamo la fine dell'inverno, perché poi sai, Esatto, sì. quando si riaccendono i motori vuol dire che l'inverno sta finendo e si può ricominciare. Esatto, come da tradizione ormai Monte Carlo per il WRC e la 24 ore Daytona, diciamo che sanciscono l'inizio della stagione motoristica internazionale. Quindi fa tanto piacere a noi, senza dimenticare anche che nello stesso weekend di Daytona c'è stata anche la 24 ore di Dubai. Umberto, tornando a noi, libro fantastico, tra l'altro uscito il 19 gennaio, è disponibile in tutte le migliori librerie, anche sui principali siti online per poterlo acquistare. E io dico che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di motorsport. Tra l'altro lo Ti vedo anche nella tua vetrinetta alle tue spalle. ringrazio Raffaello. Ma è un libro che ho scritto perché Senna e Prost sono stati l'origine della mia avventura di cronista in Formula 1, perché ho cominciato a seguire stabilmente la Formula 1 proprio nel 1988. Prima la seguivo da appassionato, poi quando ho cominciato a lavorare al giornale facevo un paio di Gran Premi all'anno. Ma dal 1988 ho incominciato a seguire tutti i Gran Premi e ai tempi anche un piccolo giornale, io ero inviato del giornale di Montanelli, mandava un inviato in giro per il mondo a seguire il Mondiale di Formula 1, nonostante la Ferrari ancora fosse in uno dei suoi momenti di crisi come quello che stiamo vivendo oggi. Però ecco, Senna e Prost andavano oltre la crisi della Ferrari. Senna e Prost sono stati secondo me uno dei più grandi duelli sportivi, non soltanto nella storia della Formula 1, io lo paragono ai grandissimi duelli dello sport, da Holyfield e Tyson, Bartali e Coppi e compagnia. Perché? Perché andavano al di là di quello che era il duello in pista. È un duello che loro hanno portato fuori dalla pista. Si sono confrontati prima gli uomini, poi i personaggi e poi alla fine i piloti. E poi alla fine io credo che si siano resi conto, soprattutto Ayrton,
che senza quell'altro non sarebbe arrivato a certi livelli. È un po' come è successo con Ronaldo e Messi, si sono spinti a vicenda per superare l'asticella, per andare oltre l'asticella e oltre i loro limiti. Se io a un certo punto scrivo che Senna non sarebbe diventato quello che è diventato e Prost non sarebbe diventato quello che è diventato se non avessero avuto l'altro con cui confrontarsi. Perché pur a un certo punto arrivando ad odiarsi, si sono spinti a vicenda e alla fine, secondo me, poi quell'odio si è trasformato in qualcosa di diverso, come poi si può evincere dall'ultima frase di Ayrton nell'abitacolo della sua Williams a Imola, quando via radio gli disse Alain mi manchi. Alain si era ritirato all'inizio di quella stagione, ma lui aveva bisogno di un avversario, di un nemico come Alain. Lo stava trovando forse in Schumacher, ma aveva bisogno di un avversario come Prost per dare il meglio di sé. E lì lo Diciamo, stava cercando come alleato in una guerra. certo. Diciamo che si sono spronati a vicenda in quella che è stata Assolutamente. una lotta, sia in pista, come dicevi tu, ma soprattutto fuori la pista. Soprattutto in quel periodo è stata forse una delle prime volte in cui i piloti andavano a giocare psicologicamente. Alain Prost molto al lato con le interviste, lui anche aiutato da quello che era il presidente di allora della FISA, che è francese, quindi connazionale di Prost, e c'erano comunque questi giochi un po' dietro le quinte che non potevano vedere gli appassionati. C'erano Prost, dal punto di vista politico, era molto, molto preparato, molto più furbo di Ayrton in un certo senso, aveva qualche anno in più, era molto sgamato. Prost ha sempre fatto della politica un suo asset importante. Io lo confesso all'inizio del libro, io ero per Senna e sono stato tifoso per Senna, però Certo. scrivendo questo libro, andando a ripercorrere la carriera di Alain, andando a rivedere un po' quello che avevo scritto all'epoca, gli appunti dell'epoca, qualche registrazione dell'epoca, Ha e iniziato ad comunque apprezzare anche Prost. bisogna ammettere che Prost ha fatto delle cose straordinarie. Erano molto diversi, però anche Prost è stato un super campione, se no non vinci i mondiali che ha vinto lui, non vinci le gare che ha vinto lui, e comunque anche il signor Prost ha avuto degli avversari di tutto rispetto perché ha dovuto combattere contro Lauda, contro Piquet, contro Mansell per vincere i suoi primi titoli mondiali. Ed era anche velocissimo all'inizio. Poi a un certo punto anche lui ha cambiato modo di correre. Lui è stato molto toccato dagli incidenti che lo hanno colpito da vicino, Certo, da piloti a lui cari. l'incidente assolutamente piloti amici, come poteva essere Pironi, che aveva visto sfracellarsi contro la sua vettura, la morte di Gilles poco tempo prima. E lui era rimasto molto, molto colpito da tutto ciò e aveva cambiato un po' il modo di correre. Però, ecco, parlavamo della politica, lui era bravo a cercare di provocare il suo avversario, era bravo a cercare degli appoggi nella Federazione Internazionale che, come ricordavi tu, ai tempi era gestita da Jean-Marie Balestre, che era un personaggio da prendere con le molle, insomma, non ha mai nascosto il suo favoritismo per Prost, è stato anche ridicolo in certi momenti, era proprio un avversario in più per Senna, che però la parte sua forse era riuscito, senza usare la politica di Prost, ma anche lui molto furbo nei rapporti umani, a tirare dalla sua Certo. parte i giapponesi della Honda, che in un certo senso, soprattutto Soichiro Honda, che era il grande capo della Honda, aveva una predilezione per Ayrton. E tutto questo veniva fuori anche dalle dichiarazioni che loro facevano. Io l'ho sempre detto che per noi giornalisti, quando eravamo in pista, era impossibile non andare a sentire un dopo prova o un dopo gara con Senna o Prost, Certo. perché avevano sempre qualcosa da dire, magari una nuova sfida da lanciare all'avversario, una nuova provocazione. E quindi era impossibile assolutamente non andare ad ascoltare. Tra l'altro Ayrton aveva questa abitudine, lui parlava prima in portoghese, ovviamente con i suoi connazionali, perché ai tempi c'erano tanti brasiliani a Certo. seguire la Formula 1, poi parlava con noi italiani e poi parlava con gli inglesi, lui parlava tranquillamente in tre lingue come un messaggio del Papa Domenicano, insomma, a Pasquale. E
magari, non, magari ripeteva le stesse cose, ma magari aggiungeva qualcosa in una o nell'altra versione, insomma, Certo. ovviamente perché sapeva che se parlava con gli italiani comunque qualcosa sulla Ferrari, contro la Ferrari o a favore della Ferrari, gli conveniva tirarla fuori, perché Ayrton aveva capito bene l'importanza della Ferrari e sarebbe finito in Ferrari se non fosse, se la sua vita non si fosse conclusa a Imola Certo. quel primo Tra l'altro maggio. tu dedichi un capitolo, la corte che Cesare Fiorio fece ad Ayrton Senna, già iniziando da quello che fu il Gran Premio di Monaco di Monte Carlo, quell'incontro segreto, diciamo che era molto vicino quell'annuncio, ci si parla anche di un Ma guarda, contratto. quell'anno, tra l'altro Fiorio fu bravissimo ad andare a contattare Senna senza farsi assolutamente scoprire dai giornalisti. Però quel contratto esiste, cioè, Fiorio me l'ha fatto vedere, ce l'ha in una cassaforte della sua casa pugliese, ovviamente nascondendo le cifre, per Certo. evitare, però il contratto, il pre-contratto, che lui aveva mandato ad Ayrton per farglielo, perché Ayrton aveva mandato praticamente firmato, quindi l'accordo c'era. Fiorio fu poi bloccato dall'allora presidente della Ferrari, che era l'avvocato Fusaro, che combinò un po' un pasticcio, anche se lui poi ha negato, lui poi ha detto che non essere stato lui, però fu lui a combinare un po' un pasticcio, e quando Prost lo venne a sapere usò anche lì tutta la sua forza politica per evitare di ritrovarsi Senna accanto anche in Ferrari, perché ecco, una volta puoi accettare di correre con Esatto. Senna a fianco, ma dopo che lo hai provato, a Prost ovviamente non ne poteva più, mai più avrebbe accettato di correre insieme a lui. Senna lo avrebbe fatto ancora in Ferrari, lo avrebbe fatto anche in Williams nell'anno in cui poi Prost andò in Williams, tentò in tutti i modi anche lì di andare a fianco di Prost in Williams, ma ovviamente Prost mise dei veti, ma Certo. è umanamente comprensibile quando tu hai provato Senna come compagno di squadra e soprattutto hai provato anche la velocità di Senna, forse preferisci Devi essere un po' tenertelo lontano, masochista insomma, per. anche perché comunque non sarebbe stato facile gestire due campioni di quel tipo. Ron Dennis alla fine della fiera è stato bravo, perché i due nell'88 hanno vinto 15 gare su 16 e il mondiale si è concluso senza colpo ferire. Poi l'anno dopo sono cominciati i pasticci. Però in fin dei conti Ayrton e Alain sono un anno da avversari veri, lo hanno fatto dominando il campionato del mondo, e Ron Dennis era riuscito a gestirli con una difficoltà enorme, però la McLaren era una McLaren imbattibile in quegli anni, quindi forse è più facile gestire due piloti quando sai che comunque vincerà uno dei due. Lui comunque era tranquillo, sa che avrebbero vinto il campionato, e poi però Cascava sempre in piedi. già dalle prime gare dell'anno successivo ne sono successe di tutti i colori, già da Imola in poi ne sono successe di tutti i colori. E non so quanto sarebbero stati bravi altri a gestire due piloti di quel tipo, perché la Williams aveva dimostrato di non esserlo in grado, perché lo aveva già combinato i suoi pasticci con Piquet e Mansell. La stessa Ferrari con Mansell e Prost qualche problema lo aveva avuto, insomma, quindi non è così semplice gestire due top driver. E come dicevamo prima, poco prima di collegarci, insomma, oggi infatti vediamo che nessuno mette di fianco all'altro Esatto. due top driver di quel livello. Gli ultimi possiamo dire essere, per così dire, Rosberg e Hamilton in Mercedes, però poi abbiamo Sì, visto dopo. Rosberg e Hamilton, però abbiamo visto quanto la lotta fosse impari, tanto che Nico, dopo essere riuscito a battere Hamilton, si è talmente prosciugato nelle sue energie che ha smesso di correre così giovane da campione del mondo. E quello fu quasi un caso, quel suo mondiale, perché a Hamilton è successo veramente, fece dei suoi errori, ma ebbe anche un po' di Delle sfortune, ricordiamo rotture. Sepang, ad esempio, con la rottura Esattamente. del motore. Umberto, ne parlavamo anche prima fuori onda. Io ho visto il tuo libro un po' nel vedere questi due personaggi del calibro di Senna e Prost come due rette parallele che poi, alla fine, vuoi o non vuoi, arrivano a incontrarsi. Noi parlavamo fuori onda
che si sarebbero incontrati da rivali, perché uno era già campione del mondo, Prost, mentre Senna aveva tutte le doti possibili per diventare campione del mondo, tant'è che tu lo dici nel libro, in alcune sue dichiarazioni Senna dichiarava di avere l'abilità sia di Lauda che di Villeneuve, che apprezzava di più il canadese, non per, diciamo, per la sua forza nel suo essere selvaggio alla guida. E poi Prost, che dicevo era già campione del mondo e che comunque poi erano, prima o poi alla fine si sono incontrati, ma in pochi pensavano nello stesso team. Sì, non era assolutamente scontato, ci voleva, come dicevamo prima, il coraggio di Ron Dennis per metterli uno di fianco all'altro, e probabilmente Prost, che aveva già battuto Lauda, nonostante un mondiale con Lauda l'ultimo mondiale lui l'avesse perso, cioè Prost non sottovalutò la velocità e la furbizia di Ayrton, forse la velocità l'aveva compresa. Io scrivo che l'origine della loro sfida, del loro duello, è stato quel famoso Gran Premio di Monaco nel 1984, quando la gara fu sospesa per l'acqua e Senna stava rimontando su Prost, e poi che tra l'altro costò il titolo mondiale ad Alain, perché se la gara fosse finita con punteggio pieno e non dimezzato, un secondo posto gli avrebbe permesso di guadagnare più punti e quindi di vincere il mondiale su Prost, su Niki, scusa, su Lauda. Sì. Però, quindi probabilmente Prost sapeva della velocità di Senna, non potevi non saperlo, visto quanto poi aveva fatto con la Lotus negli anni successivi a quel debutto con la Toleman. Però forse ha sottovalutato la forza di Senna nella stessa squadra. Il fatto che Senna comunque, anche lui, avesse la sua abilità a portare la squadra dalla sua parte, avesse una velocità straordinaria, perché poi quando vai a comparare i loro risultati in qualifica vedi la grande differenza tra Senna e Prost. Ecco, lui forse, visto che la McLaren lui la conosceva, perché in McLaren lui ormai aveva corso, era andato e tornato, era cresciuto, aveva lottato con un monumento come Lauda, e quindi si sentiva al riparo da ogni scherzo all'interno della sua squadra, aveva un po' sottovalutato la forza, non soltanto in pista, anche un po' fuori dalla pista, di Ayrton. Sì, tant'è che poi tu lo scrivi anche al secondo anno nello stesso team, in McLaren, con Senna, Prost capisce quello che provava l'amico Villeneuve, che si sentì tradito da quello che fu quel Gran Premio di Imola, quando ci fu quell'ordine Lui si sentì, un po' poco compreso. si sentì tradito dal suo compagno di squadra. Lui aveva sempre pensato, e il primo anno, in fin dei conti, la lotta era stata abbastanza pari e abbastanza leale. Da quel Gran Premio di Imola, il Gran Premio in cui Gerhard Berger andò a muro al tamburello e rischiò di morire tra le fiamme, fu salvato dai famosi angeli custodi della CEA, che andarono in pochi secondi a tirarlo fuori dalle fiamme. Ecco, loro due avevano un accordo in partenza per non attaccarsi alla prima curva, e alla seconda ripartenza Senna quell'accordo non lo rispettò. Non lo rispettò, prendendo varie scuse, e poi lì si arrivò alla rottura clamorosa, non soltanto in pista, perché poi Prost disertò il podio, disertò la conferenza quell'anno a Imola, ma la settimana successiva Ron Dennis li convocò sul motorhome della McLaren. Ai tempi c'erano prove private quasi tutte le settimane, erano su una piccola pista inglese, e li mise uno di fronte all'altro, uno di fronte all'altro, e addirittura lì, dopo un po', Senna sembra che arrivò a piangere, scusandosi, però ci fu l'accordo, dice: ok, da questo momento in poi basta che nulla esca da questa stanza, andremo avanti a comportarci Cosa che poi non lealmente. rispettò Prost, perché l'andò a spifferare La di questo cosa non pianto fu, di Senna. Prost ovviamente poi diede la colpa al giornalista che scrisse qualcosa che non andava scritto, però insomma bisogna dire che chi scrisse quell'articolo, chi riportò quell'intervista, era uno dei migliori amici di Alain Prost, Johnny Reeves, l'inviato dell'equipe ai Gran Premi.
una persona con cui Alain abitualmente giocava a carte, magari qualche volta andava anche in vacanza, quindi insomma che gli avesse tirato un pacco era abbastanza insomma, sospettoso. È più facile che Prost abbia provato a giocare pesante e a far uscire la cosa per innervosire l'avversario. Beh, da quel momento in poi non si sono praticamente più parlati, non sono arrivati a mettere un muro nel box come Valentino e Lorenzo. Lorenzo anni dopo nel Motomondiale, ma in pratica dovevano parlare attraverso i tecnici e basta nelle riunioni tecniche. Si era creato un po', come l'ha descritto tu, anche una situazione abbastanza particolare nel box. Per Umberto, io ti volevo chiedere una cosa, perché la bellezza di questo libro, oltre che in quello che è la maniera in cui è scritto, è anche tutte le fonti che tu citi, tra cui l'autobiografia di Prost, quella di Jo Ramirez, ad esempio tu parlavi nell'anno, citando l'autobiografia di Prost, nell'anno in cui Prost perse il mondiale, che comunque gli venne detto che alla fine nel box preferivano, fecero poi un sondaggio all'interno del box, chi preferivano che tra Senna e Prost vincesse il mondiale ed è uscito come vincitore, come preferito Prost. Però poi, subito l'anno successivo, Soichiro Honda, così come la maggior parte degli uomini giapponesi, vedevano in Senna quasi un samurai. Quindi, alla fine, c'era anche questo box, la parte giapponese, diciamo, più propensa verso Senna, mentre l'altra parte del box era più magari quella non nipponica, quella magari un po' più anglosassone, più europea, propensa, tendeva un po' più verso Prost. Ma questo va detto che Senna in Giappone è sempre stato considerato un piccolo eroe, insomma, tu andavi a Suzuka e vedevi i tifosi come reagivano al passaggio di Senna rispetto che al passaggio di altri campioni. Senna era entrato nel cuore dei giapponesi così come è entrato nel cuore degli italiani, che credo abbiano preferito Senna a Prost a parte gli anni in cui Alain ha corso con la Ferrari, perché poi la Ferrari stravolge tutti gli equilibri. Ma sai, Senna aveva un modo di correre particolare in quell'epoca della carriera e il fatto che andasse sempre oltre ogni limite, che in gara non si risparmiasse mai, anche a costo di commettere degli errori, come clamoroso quello a Monte Carlo nell'88, la curva del Portier, quando finì con una gara stravinta, finì contro il guardrail e si ritirò. O come nella stessa 88 la gara di Monza, insomma, quella l'unica sconfitta della McLaren con la doppietta Ferrari nel primo Gran Premio d'Italia dopo la morte di Enzo Ferrari. Se Senna avesse aspettato soltanto pochi secondi, avrebbe superato il doppiato lontano dalla chicane e quindi senza correre il rischio di finire in un incidente. Quindi correva in modo anche esagerato, però per questo piaceva. Ai tempi le qualifiche erano molto diverse da oggi, e il fatto che comunque Senna si portasse a casa un numero di qualifiche impressionante rispetto a quelle del suo compagno ha sempre acceso molto la fantasia dei tifosi. E i giapponesi, anche quelli che lavoravano all'interno del team, sicuramente lo amavano. Non credo che lo abbiano mai favorito più di tanto. Io non credo che ci sia stato un motore di Senna superiore al motore di Prost, tanto che si arrivò a quel famoso weekend del primo Suzuka 1 in cui comunque i motoristi dissero: va bene, ma se voi non credete alla nostra imparzialità, mettiamo quattro motori Scelgono i piloti. e poi scelgono i piloti o si va per sorteggio, insomma. Certo. Anche perché va detto che una grande casa come la Honda non avrebbe mai potuto farsi beccare a favorire uno piuttosto che l'altro, sarebbe stato, anche perché il mercato comunque francese era un mercato importante per la Honda, per cui sarebbe stato controproducente dal punto di vista dell'immagine. Assolutamente. Umberto, io volevo farti una domanda, una serie di domande, sempre per quanto riguarda curiosità legate al libro. Quando tu, perché tu lo scrivi anche nel libro stesso, nelle prime pagine, inizi proprio da favorito verso Senna, però poi nel riscrivere, comunque andando a riascoltare registrazioni, i tuoi vecchi scritti, hai iniziato un attimo a rivalutare quella che era l'immagine di Alain Prost. Volevo chiederti,
nel rileggere la sua autobiografia, che è citata nel tuo libro, quella di Prost, in che modo hai potuto rivalutare il pilota? E secondo te, in quelle cose che ha scritto, nella sua autobiografia, c'era qualcosa di falso, qualcosa di un po' borderline, fuori quasi dalle righe? Beh, Prost è molto furbo anche in quello che dice, in quello che scrive, molto politico anche in quello, quindi che ci fosse qualcosa che fosse soltanto il suo punto di vista e anche un po' di parte, cioè in Prost devi sempre prendere con le molle quello che dice e che fa, come in certi discorsi, insomma, non è che Ayrton raccontasse soltanto il Vangelo, anche lui ogni tanto raccontava una visione parziale della cosa. Però Prost lo vai a rivalutare per quello che ha fatto in pista, sinceramente, perché quando tu vai a vedere quello che ha fatto contro Lauda, vai a vedere il suo primo mondiale vinto l'anno successivo, quando lo vinse all'ultima gara contro Piquet, contro Mansell, lo vedi nei suoi duelli ai tempi della Renault con Arnoux, che era un altro pilota molto veloce. Insomma, Prost ha fatto delle gare veramente impressionanti e importanti, pur avendo degli avversari straordinari, e lo ha fatto senza rischiare più di tanto, perché la differenza tra i due è che Ayrton andava oltre il limite. Sì. Prost si è sempre fermato 10 metri prima di arrivare a quel limite. Poi c'erano delle situazioni in cui non erano paragonabili, cioè sotto l'acqua, sulla pista bagnata, Senna faceva due giri attorno a Prost regolarmente, sempre. Donington 93, che è stata forse una delle gare più belle di Ayrton, uno dei giri più belli della storia della Formula 1. Perché sotto gli occhi anche della regina Diana, tra l'altro, Della principessa Diana, con un'acqua terrificante, eravamo bagnati veramente fino al midollo, però lui fece qualcosa di straordinario. Però Prost, poi ci sono state delle occasioni in cui anche contro Senna, una qualifica anche al Premio di Francia, in cui lui fece un giro talmente straordinario, ai tempi non c'era una progressione di gomme che ti portava a fare all'ultimo secondo il giro più veloce in qualifica, potevi farlo anche all'inizio dell'ora di qualifica. Lui poi si andò a mettersi in borghese, andò a mettersi in borghese, jeans, girare delle in jeans, maglietta, e cominciò a girare dentro il box, a farsi vedere dall'alto, dicendo: tanto tu meglio di così non fai. Per cui ogni tanto anche poi con Senna trovava il giro magico. Certo, poi vai a vedere quel giro, quella qualifica che fece a Monte Carlo proprio nell'88, Senna, che gli diede più di un secondo a uno che correva con la sua stessa macchina. Ma ci sono momenti in cui riesce a fare, soprattutto in certi circuiti, in cui certi piloti riescono a sentirsi tutt'uno con la macchina e a fare cose che poi non riuscirebbero magari a ripetere mai più. Sono quei giri pazzeschi. Certo, ad Ayrton succedevano, capitavano molto più frequentemente che a Prost. Umberto, tu pensi a livello di gestione di Ron Dennis? Sì, diciamo che non è mai stato fortunato a livello di piloti, perché comunque si è trovato a gestire Prost Lauda, poi Prost Senna, ma è arrivato anche ad avere due piloti come Alonso Hamilton Hamilton. e Alonso. Quindi diciamo che Ron Diciamo, Dennis se li è sempre stato sceglieva, non è che se particolare. li trovava, Sì. nessuno lo obbligava, perché Ron Dennis, che va ammirato perché ha cominciato la sua carriera come meccanico ed è arrivato a essere un top manager padrone della McLaren, si andava a scegliere i migliori piloti che c'erano su piazza e se li portava in squadra. L'ha fatto uno, due, tre volte, insomma. Perché è vero che cercava sempre di abbinare il grande campione in fase calante e il giovane in fase emergente, perché Prost e Lauda è così. Poi Lauda e Senna è l'opposto: Lauda diventa il due volte campione del mondo, Prost diventa due volte campione del mondo, che vede il ragazzino che arriva, e Hamilton Alonso avevi comunque, ecco, forse lì non ha funzionato come le altre volte, perché avevi due rampanti. Due che Sì. erano esattamente più o meno nella stessa fase della carriera, Alonso un po' più avanti, ma non esageratamente, cioè erano due Certo.
campioni che comunque potevano essere alla pari anche anagraficamente molto più vicini delle altre due coppie. Però ecco, Ron Dennis è uno che non ha mai avuto paura ad avere due campionissimi in squadra, ma lo stesso Cesare Fioggio è uno che non ha mai avuto, cioè aveva Mansell e Prost, Mansell e Prost equivalgono quasi a Senna e Prost, avrebbe avuto comunque, lui aveva accettato di avere Senna e Prost insieme in Ferrari se Fusaro non si fosse messo di traverso. Ma a Fiorio va detto che anche nel mondo dei rally, tra l'altro tra poco uscirà un film che racconta, no, Lancia Audi, anche nel mondo dei rally è uno che ha sempre avuto dei grandi campioni e ha saputo gestirli. Sì. Erano forse, non so, team manager diversi, erano mondi diversi, però oggi, ecco, manca secondo me questo coraggio di portarsi due top driver uno accanto all'altro, perché se tu guardi tutte le squadre non ce n'è una che abbia due campionissimi. La Ferrari ha due piloti più o meno sullo stesso livello, il favorito un po' più di Charles ha qualche favore in più da parte del team, almeno sembra. Parlano, diciamo, i fatti. Abbiamo visto il contratto che è arrivato. Lo vedi nel contratto, arriva prima Leclerc, che è un contratto probabilmente di 3 più 2 o 2 più 3 che siano, credo più 3 più 2 con una possibilità per Charles di cambiare aria se non dovesse funzionare la Ferrari con le nuove regole. Carlos ancora lì che aspetta il rinnovo del contratto, che si dice non sarà mai così, non sarà così lungo. Ecco, quello che non mi piace di questa Formula 1, devo dirti, di oggi, è che mi abbiano bloccato un po' tutto il mercato, che tutti i top team e tutti i top driver si siano bloccati, Congelati, sì. siano congelati. Cioè, tu da oggi ai prossimi 3-4 anni, a parte Hamilton e Alonso, limite di età, hai le squadre praticamente congelate. E questo è brutto perché io spero che arrivino sempre dei nuovi protagonisti, perché insomma anche cambiare una squadra, cambiare un po' gli equilibri ti può permettere di ravvivare un po' il campionato, insomma. Cioè Mansell che ti passava dalla McLaren alla Williams alla Ferrari e ti divertiva, Prost stesso che ha cambiato dalla Renault alla McLaren e alla Ferrari e poi è andato alla Williams, ti divertiva. Cose che oggi ti vedi È raro vedere, sì. ha cominciato, ma neanche là, perché poi Michael alla fine lui ha cominciato Benetton, ha fatto Ferrari e poi però è andato a finire in Mercedes, insomma. Però Alonso è uno che ha cambiato spesso, Molto spesso. ha cambiato male, purtroppo Vero. per lui. Ha cambiato male perché Alonso, lo abbiamo detto tante volte qui da voi, avrebbe potuto fare scelte migliori e vincere più dei due mondiali che ha vinto. Però per gli altri, cioè Leclerc, tutta la vita in Ferrari, Norris rischia di fare Sì, altrettanto, visto tutta il la vita contratto con McLaren. Esatto. Ecco, poi anche questa cosa, questa moda inaugurata dalla Ferrari di fare dei contratti senza raccontarti la scadenza. Mi sembra un'altra follia della Formula 1 di oggi. Tanto tra poco credo che si verrà a scoprire, cioè chi lo deve sapere poi lo saprà e ce lo verrà a raccontare quanto sono Assolutamente. esattamente questi contratti. Però è strano, tra l'altro, che Liberty Media di estrazione statunitense permetta una cosa di questo tipo, visto che i contratti degli sport americani sono assolutamente pubblici nella scadenza e addirittura nell'ammontare Nello del stipendio, sì, contratto. è vero, anche questa è una roba molto particolare. Infatti, tu, Umberto, sia lato motoristico, ma anche dal lato giornalistico, un po' lasci intendere questa grande differenza tra la Formula 1, di cui non parliamo neanche di tantissimi anni fa, parliamo di una trentina di anni fa, parliamo fine anni 80, inizio anni 90, che era totalmente diversa della Formula 1 moderna, che è nettamente blindata. Tu parli di un Ayrton Senna che alla vittoria del suo titolo mondiale con McLaren rimane lì con i giornalisti a parlare per ore in lingue diverse e a rispondere a tutte le domande, pur essendo devastato dalla fatica per aver vinto comunque un titolo in quella Adesso, che era stata una gara in risalita, a differenza di non ora che sono bisogna. passate molti anni, però insomma, 30 anni fa io avevo i capelli di
di un altro colore, non avevo rughe, insomma, la differenza c'è, ma la differenza abissale è che ai tempi tu avevi accesso a questi grandissimi campioni con una facilità che oggi non puoi più avere. Già è cambiato ai tempi di Michael, devo dirti, dove comunque una barriera degli uffici stampa era sempre presente. Ai tempi era molto molto limitata. Soprattutto decidevano loro. Senna Ayrton aveva un ufficio stampa, una cara ragazza, Bettisia Assumpção, che tra l'altro poi divenne la moglie di Patrick Head. Però tu con Senna prendevi appuntamento con lui direttamente. Anche io, il piccolo giornale italiano, insieme ad altri due colleghi, prendevamo appuntamento con Senna e lui poi, il Gran Premio in cui decideva di darti udienza, stava anche un'ora seduto al tavolo del Motorhome a parlare con te, insomma. E Certo. lo stesso faceva Prost. Prost, anche lui, dopo una vittoria, si fermava regolarmente, dopo la press conference, a parlare con i giornalisti. Lo faceva ovviamente con i francesi, che avevano delle radio molto forti, perché i francesi avevano 3-4 inviati per le emittenti radiofoniche che lo seguivano day by day, però poi si fermava anche con noi italiani. Questo ovviamente quando poi è arrivato in Ferrari, però c'era un accesso molto diverso rispetto a oggi. Potevi anche parlare con loro senza che ci fosse un qualcuno dell'ufficio stampa a Certo. sentirlo, per cui se loro volevano attaccare la squadra, come magari con Senna capitava che attaccassero un Dennis, soprattutto nel periodo in cui non gli rinnovava, in cui erano in lotta anche per il rinnovo del contratto, lo faceva senza che qualcuno dell'ufficio stampa del team lo bloccasse. Tra l'altro lui aveva un ufficio stampa personale, il team aveva poco da dire nei suoi confronti. Ecco, era una Formula 1, ma così erano tutti gli altri. Ai piloti italiani tu potevi tranquillamente telefonare, agli stessi team manager. Era una cosa molto diversa rispetto ad oggi, dove nessuno parla se non c'è l'autorizzazione di un ufficio stampa e se non c'è magari la presenza di un ufficio stampa. Devo dirti che è qualcosa che non succede soltanto in Formula 1, perché Certo. io ho fatto anche tanto calcio nella mia professione, nella mia carriera, ed è esattamente la stessa cosa, perché tu un tempo a lunedì mattina telefonavi a casa di un allenatore, oggi per parlare con un allenatore e poter riportare quello che dice, perché poi un conto è parlarci, avere delle confidenze, ma per poter riparlare, tra virgolette, quello che dici, devi avere 97 autorizzazioni e poi La le notizia quindi società lei te lo chiede. danno una volta al mese, se tutto Sì. va bene, perché devono farlo col bilancino con tutti gli organi di stampa. Quindi era molto diverso il nostro lavoro, molto diverso il rapporto che avevamo con i piloti. Ecco, mi chiedo cosa sarebbe successo se ci fossero stati i social ai tempi di Senna e Prost, perché credo che avrebbero saputo usarli mettendo pepe nel loro duello, anche in presenza di social, anche perché loro facevano un uso della stampa che si avvicina molto a quello che oggi magari molti Sì, sportivi fanno andavano a con i social, monopolizzarla insomma, praticamente. Andavano quasi assolutamente. a monopolizzarla. Umberto, io ti volevo chiedere, nello scrivere questo libro, quali ricordi ti sono saltati alla mente legati a Senna e Prost? Ovviamente io ti parlo di ricordi tuoi personali. Proprio con Senna l'impossibilità di non sentirlo dopo tutte le volte che tu andavi a sentirlo, lui aveva qualcosa da dire e rispondeva ad ogni domanda. Quindi comunque, pur essendo un grandissimo, sempre il grande rispetto che ha sempre mostrato per chi faceva un altro lavoro come il nostro. Di Senna poi ti rimangono impressi gli occhi che erano molto profondi, ma spesso erano tristi. Di Senna ti rimane impressa quindi questa sua, non so se fosse saudade o che cosa, però Senna, difficilmente gli occhi di Senna li vedevi ridere. Anche dopo una vittoria, Senna vedevi che aveva una vita molto tormentata, e un po' una vita, secondo me, che fotografa bene i contrasti del suo paese, straordinariamente bello, ma anche straordinariamente complicato, con persone che vivevano nell'oro, come la sua famiglia, e ragazzini che non avevano nulla e che lui tra l'altro ha aiutato, però a modo suo.
senza farlo sapere, cioè non è l'influencer che ti racconta di aver dato €1 milioni in beneficenza. Lui lo ha fatto e lo ha fatto sapere poi la famiglia quando c'è stata la fondazione da mandare avanti dopo di lui. Se no, lui aveva aiutato i ragazzini brasiliani senza raccontarlo in giro più di tanto. E quindi anche questo va da parte sua. Da parte di Prost, una grandissima professionalità. Prost era comunque un professionista straordinario. I racconti che faceva chi ha lavorato con lui, gli ingegneri che hanno lavorato con lui, ti raccontano di una persona che sapeva dare delle indicazioni per migliorare la macchina impressionanti. Quindi una persona molto, molto analitica, magari era meno empatica di quello che era Senna, sicuramente, politicamente più furbo. Ecco, Prost era anche capace magari di fare una battuta, di essere ogni tanto, di ridere rispetto a Senna, però un po' più francese, quindi magari soprattutto nei confronti magari noi italiani ogni tanto si sentiva, veniva fuori un po' questo suo forse ritenersi superiore, sia perché tu italiano, lui francese, e perché lui pilota e tu umilmente giornalista. Con Senna questa differenza la sentivi molto meno. Posso forse, d'altra parte anche il suo soprannome professore, insomma, rende bene l'idea, anche se era professore per come correva in un certo periodo della sua vita, però un po', ecco, gli piaceva fare il professore anche fuori dal circuito, anche se forse poi usava un po' questo suo modo di fare, un po' anche come corazza protettiva. Era, non so se fosse anche timido da un certo punto di vista, oppure molto guardingo. Ecco, essendo molto abile nella politica, prima di dare fiducia assoluta a una persona, ci pensava su 10 volte. Certo. Rimanendo sempre su Prost, Umberto, in che modo hai avuto modo di rivalutarlo? Quando tu andavi a riascoltare vecchie registrazioni o comunque a rileggere i tuoi vecchi scritti? Ma no, ti dicevo, rivalutarlo soprattutto guardando i risultati che ha fatto in pista, più che quello che ha detto, quello che ha fatto. Rivalutato per quello che ha fatto in pista nella prima parte della carriera, prima di affrontarsi con Senna, ha fatto delle cose alla Senna, si può dire. Per cui la rivalutazione è stata una rivalutazione per il suo percorso in pista. D'altra parte ha vinto più di 50 gare, ha vinto 4 titoli mondiali ed è riuscito a essere e alla fine stava quasi riuscendo a portare addirittura la Ferrari di quei tempi a lottare per il mondiale fino all'ultima gara. Lì poi ci fu la vendetta di Senna. Ecco, Senna va detto che andava oltre i limiti, cioè quello che ha fatto contro Prost a Suzuka è qualcosa che oggi ti porterebbe a una squalifica infinita. Quello d'altra parte, io sono convinto che l'anno prima Prost, molto furbo e molto protetto dalla balestra, aveva fatto una scorrettezza enorme alla chicane di Suzuka. Però quando tu arrivi a calcolare di buttare fuori il tuo compagno, il tuo avversario, la prima curva di Suzuka, con tutti i rischi che possono esserci, beh, insomma, devi averne di pelo sullo stomaco. E lì probabilmente con la Ferrari avrebbe vinto quella gara e il mondiale sarebbe arrivato all'ultima gara dell'anno. Poi, vabbè, avrebbe magari vinto. Però poi Senna l'anno dopo lo ha confessato, capisci? In quel momento tutti lo abbiamo pensato, ma forse nessuno ci ha creduto fino in fondo, perché arrivare a credere che qualcuno potesse buttare fuori il suo avversario deliberatamente in una curva come quella era qualcosa di veramente grave. E per cui fino in fondo forse nessuno ci ha veramente creduto, fino a che un anno dopo lui si è forse rovinato la festa per il mondiale, per il suo terzo mondiale, andando a raccontare quello che aveva fatto un anno prima, poi ovviamente costruendoci su tutto il suo castello che per giustificare il suo gesto. Ecco, però sono cose che oggi non potrebbero più capitare. Vero. Oggi un duello come Senna-Prost oggi porterebbe a delle squalifiche infinite per tutti e due. Quindi è qualcosa
che abbiamo vissuto in quegli anni e che oggi non sarebbe ripetibile. Perché Infatti, il duello Hamilton-Verstappen, in fin dei conti, è stato molto minore rispetto a loro, insomma. Anche infatti, se va detto che quell'anno, insomma, l'incidente di Silverstone è un incidente che ricorda molto certe fasi di Senna Prost. Sì, anche Monza, così come... Anche Monza meno violento, sì, ovviamente. E, certo, poi tu dici, Senna e Prost hanno avuto in realtà due incidenti grossi in tutta la carriera in cui si sono affrontati. Quei due ne avevano avuti due in mezzo campionato del mondo. Sì, Quindi poi si sono fermati prima. Però ecco, il duello Senna Prost continuava anche fuori dalla pista. Il loro, diciamo, dal punto di vista dialettico è stato molto, 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 molto minore. Molto minore, è vero. Tra l'altro, tu, Umberto, racconti una Formula 1 che a malincuore, mi viene da dire, non esiste più. Perché un po' io, magari, ho potuto vederla da piccolo con le gesta di Schumacher, anche se lì in maniera molto minore, perché ero piccolo e ci ricorda quel che ci ricorda. Ma una persona che attualmente, un neofita della Formula 1, che vuole approcciarsi comunque alla Formula 1 del passato, legge questo libro pieno di racconti, di colpi di scena, di scontri anche, di lotte psicologiche in un periodo in cui non c'era internet, non c'erano i social, uno non... Perché ora è facile, anche un pilota prende il telefono e può scrivere quello che vuole, anche buttare frecciatine. Una volta invece si ricorreva alla stampa. Tutti, diciamo, dei trucchetti, degli stratagemmi che oggi non esistono nella Formula 1 attuale, soprattutto per quanto riguarda gli scontri in pista. Tu vai a raccontare un motorsport, una categoria che si è estinta, praticamente. Correggimi se sbaglio, ma è quello che... No, un po' così, perché comunque anche oggi le dichiarazioni dei piloti sono nel 90% dei casi politicamente molto, molto corrette, sì, fine esageratamente corrette. Ai tempi i due non erano assolutamente corretti, cioè si dicevano di tutto uno contro l'altro, cercando di provocare una reazione di quell'altro, cercando di portarlo ad essere nervoso in pista, magari per commettere un errore. Oggi le vedi magari ogni tanto nel calcio qualcosa di questo tipo, soprattutto se uno è molto furbo come Allegri o Mourinho, ma nella Formula 1 sono tutti molto molto corretti. Hamilton ogni tanto è arrivato a usare le provocazioni, a usare anche la comunicazione per cercare di ottenere dei vantaggi, ma da parte degli altri tu vedi, sono tutti molto molto tranquilli da quel punto di vista, quasi paurosi di quello che potrebbe delle accadere, conseguenze che potrebbero portare certe dichiarazioni. Perché addirittura, cioè, quando Charles si incazza e prende a pugni il suo volante, poi si accorge di essere in diretta sulla telecamera, poi chiede subito scuse, sì, cioè, gli è scappata mezza parola contro la squadra in uno degli ultimi ritiri, e poi 10 minuti dopo ha subito ritrattato, o quasi. Mm-hmm. Oggi da questo punto di vista c'è molta troppa paura delle proprie parole. Non manca soltanto, sai, in pista l'ossessiva, io credo comunque giusta, ricerca della sicurezza ha portato a degli eccessi, perché ormai anche le ruotate più banali vengono quasi sanzionate. Ed è qualcosa che, se tu non rischi di buttare fuori uno, dovresti evitare di fare, perché sennò i duelli non esistono più. Ma quello che è completamente sparito è la battaglia dialettica tra i piloti, insomma, ma anche tra gli stessi team manager, insomma, c'è stato qualche, ecco, ma c'è stata una gaffe clamorosa della federazione contro Toto Wolff alla fine dello scorso anno. Sì. Ma è stato una gaffe di comunicazione clamorosa, non qualcosa fatto per cercare di provocare quell'altro. E anche c'è stato, ecco, un po' Horner e Toto Wolff nell'anno del duello Verstappen-Hamilton, qualcosa si sono detti, sono andati un po', hanno ricordato un po' dei vecchi duelli, ma non più di tanto. Ma per il resto
anche quando capita quello che è capitato l'anno scorso a Las Vegas, trovi un Vasseur che non dice nulla con la federazione che penalizza Sainz in un modo ignobile, capisci che è qualcosa di diverso rispetto a quella Formula 1, insomma, in cui un Ron Dennis o un Cesare Fiorio avrebbero detto di tutti i colori se fosse Vero. capitato qualcosa ai loro piloti. Cioè, io mi ricordo una conferenza stampa con Ron Dennis una mattina presto, perché lui usava, convocava i giornalisti alle 7:30, 8 di mattino, forse eravamo a Rio de Janeiro, una cosa del genere. No, a San Paolo, scusa. E lui che bellamente ti dice no, perché Fiorio è uno abituato a usare le mazzette, cioè ti faceva i gesti, a usare, cioè, delle cose che potevano portare a delle cause, ma di una violenza impressionante. Dall'altra parte quello che rispondeva nello stesso modo, insomma, perché si rubavano i piloti a vicenda, si rubavano i tecnici a vicenda e quindi erano, cioè, veramente un altro mondo, ma non soltanto quello della Formula 1 è cambiato Certo. molto in 30 anni. No, lo so perché ad esempio ho intervistato diverse volte Cesare ed è uno che le cose non se le tiene, anzi. No, 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 assolutamente, è sempre stato così, è sempre stata la sua forza, assolutamente. Vero. Diciamo personaggi che non, purtroppo non esistono più o comunque sono, diciamo, molto censurati da Sono comunque molto frenati. trattenuti, molto censurati perché Esatto. sono, tu non puoi dire che un Christian Horner o un Toto Wolff non siano personaggi, cavolo se non lo sono. Hanno anche delle storie bellissime, però Certo. sono molto, fin troppo politicamente corretti. Vero, assolutamente concordo. Umberto, se dovessimo trovare degli eredi di Prost e Senna nei campioni nei piloti attuali di Formula 1, chi associeremmo a Senna e chi associeremmo a Prost? Ma è difficile dirlo, però a Senna potresti associare Hamilton probabilmente e a Prost potresti associare Alonso, che però sono due piloti di un'altra epoca, Certo. ormai. Esatto. Dei piloti di oggi, Verstappen non trovo che abbia nulla né di uno né dell'altro. Il primo Verstappen poteva avere qualcosa di Senna, poi lui è molto cambiato, adesso è quasi perfetto. Ragionatori alla Prost della seconda parte della carriera, tra i giovanissimi ancora non ne hai, forse perché lo diventi in una parte, finale della carriera. Ecco, l'ultimo Verstappen è quasi, però aveva una macchina così superiore che non puoi andare a dire che cercasse di correre ragionando e non rischiando. Non l'ha ancora realmente mai fatto. E tra gli altri, sinceramente, pur vivendo in un'epoca in cui abbiamo dei grandissimi piloti, secondo me, devono ancora mangiarne di gare per essere paragonati a quei due, perché Norris, Russell, Charles sono piloti, secondo me, che possono diventare dei campionissimi, però se tu guardi il numero di vittorie non puoi assolutamente portarli a un paragone con Certo. Senna e Prost per il momento. Ad esempio io Charles l'ho sempre paragonato magari più a Gilles che a uno di questi due, perché aveva un certo modo di correre col cuore che Gilles portava in pista. Ecco, forse correre col cuore correva molto Senna, potrei dirti che la sua ossessione nella ricerca del tempo in qualifica può avvicinare Charles a Senna, pur con regole diverse per le qualifiche, però ecco, quella sua Certo. ossessione, quella sua abilità nel giro veloce può sicuramente portarlo più vicino a Senna di altri in questo momento. Assolutamente. Un'altra domanda, Umberto, che mi ha incuriosito è la copertina, perché due grandi rivali che sono però ritratti con Senna che abbraccia, quasi a consolare, Alain Prost. Ma questa è un po' il finale in cui sentivano forse più Senna la mancanza di Prost che Prost la mancanza di Senna. Però così tanto rivali,
però da dover essere uniti per aver creato qualcosa di straordinario. Cioè il senso secondo me è questo, che loro due, pur essendo due top, uniti hanno creato qualcosa di unico e irripetibile nella storia della Formula 1. Uniti nel duello, più che uniti Certo. nell'amicizia, hanno creato qualcosa di unico nella storia della Formula 1. Fossero stati, non si fossero incontrati a questi livelli, abbiamo avuto due grandissimi campioni, ma come tanti altri. Invece Certo. loro uno contro l'altro hanno costruito una rivalità che meriterebbe veramente, cioè Rush è stato un film secondo me bello, ma la rivalità Prost-Lauda valeva un decimo rispetto a questa, anche perché Lauda e Hunt erano grandi amici, e il film ha caricato molto la loro diversità. Senna e Prost sono arrivati veramente a odiarsi e non sono arrivati alle botte forse per poco, insomma, quindi ce n'è tanto da raccontare. Anche perché Prost tendeva molto a stringere il bavero dei Sì, rivali. dei rivali. Ultima domanda, Umberto. Volevo chiederti se Senna adesso fosse vivo, fosse tra noi, secondo te avrebbe sotterrato l'ascia di guerra con Prost? Sarebbero tornati a, diciamo. Ma assolutamente, loro nell'ultimo inverno in cui Prost si era ritirato c'era stato un riavvicinamento, Senna si era procurato stranamente il numero di telefono di Prost che non aveva e aveva cominciato a tempestarlo di telefonate, a farsi sentire, lo voleva come alleato nella sua guerra contro quella che lui riteneva una Benetton irregolare, lo voleva ancora parte della federazione, per cercare di portare giustizia dove lui vedeva ingiustizia. Sicuramente si sarebbero ritrovati. Forse Senna sarebbe arrivato in Ferrari, non avremmo avuto uno Schumacher in Ferrari, chi può dirlo? Purtroppo lo sport non puoi riscriverlo coi se e coi ma, però tutto lasciava pensare a un arrivo di Senna in Ferrari dopo la vittoria con la Williams, perché quell'anno, ricordiamo l'anno in cui purtroppo Ayrton è morto a Imola, poi Damon Hill, che valeva un decimo di Ayrton, arrivò quasi a vincere il mondiale, se non fosse stato per l'incidente finale di Schumacher. Quindi probabilmente Senna avrebbe vinto quel mondiale, poi magari sarebbe arrivato in Ferrari e avremmo riscritto tutta un'altra storia. Vero, staremo parlando forse di altro. Umberto, io ti ringrazio davvero per essere stato qui in mia compagnia in quest'ora a parlare di Sono questo io che libro. ringrazio te per aver parlato molto del mio libro. Spero che sia stato interessante per chi ci ha Moltissimo. ascoltato. E la prossima volta speriamo di ritrovarci a raccontare di un bel mondiale combattuto come questi di cui ho scritto, insomma. Perché la speranza di rivedere un mondiale combattuto quest'anno, perlomeno di non scoprire dopo le prime due gare chi sarà il campione del mondo. Esatto, ne abbiamo forse tutti noi appassionati di Formula 1, è una cosa di cui abbiamo impellente bisogno perché il 2021 è stato molto pepato e apprezzato, ma soprattutto noi che scriviamo non ci siamo annoiati a scrivere, perché poi a un certo punto del campionato forse i pezzi erano diventati un po' ridondanti nel raccontare No, hai le vittorie ragione, di Verstappen. non ci siamo annoiati a scrivere, forse si sono annoiati i telespettatori non hard, insomma, il grande appassionato si diverte anche in un mondiale Esatto. come lo scorso, tutti gli altri forse meno. E poi quest'anno avremo un rivale inaspettato, ma graditissimo, perché nelle domeniche in cui si giocherà una finale di tennis con Sinner, la Formula 1 rischierà di vedere molti tifosi italiani guardare un altro rosso piuttosto che la rossa. Esatto, quindi bisogna stare un po' attenti anche con l'ombra del WEC che piano piano si fa sempre più grande. Io ricordo per tutti quelli che ci hanno seguito che Senna e Prost, la sfida infinita, è disponibile nelle maggiori librerie e sui principali siti online dal 19 gennaio. È un libro che narra una vicenda bellissima dagli occhi di e dalla penna soprattutto di Umberto Zappelloni, con tante citazioni di diverse autobiografie, di fonti, ma soprattutto di scritti dello stesso Umberto nel corso della sua carriera da giornalista. Umberto, di nuovo, grazie Sono per io che questo. ringrazio voi. Buona serata e a presto. A presto, ciao. Ciao.